Ciao, oggi prepariamo la pasta con il pesto di olive. Gli ingredienti sono olive di Gaeta snocciolate, capperi che ho già risciacquato, uno spicchio d'aglio, basilico, quanto basta, un formaggio che fila, va bene anche la mozzarella, io avevo questo, pasta ovviamente, io ho scelto le pepe rigate, pomodori, sale, olio e pepe. Innanzitutto mettiamo a cuocere la pasta. Procediamo con il frullare le nostre olive denocciolate. Io ho preso una confezione, poi vabbè, mi avanza e quindi non lo faccio in più. I capperi risciacquati sotto sale e 2 cucchiai d'olio. Poi vediamo se sono abbastanza. 1. Questa è la consistenza che deve venire. Adesso occupiamoci di pomodori, mettiamo in una padella un po' di olio e lo spicchio d'aglio e facciamo un po' soffriggere i pomodori. Mettiamoci un po' di sale, sennò poi non sanno di niente. Aggiungiamo la nostra crema di olive. Adesso aggiungiamoci un po' di acqua di cottura. Pasta la mettiamo nella nostra crema, amalgamato bene, spegniamo il fuoco e ci aggiungiamo il nostro formaggio filante. Sta pronto impiattato, goccio d'olio, pepe, un po' di basilico. Buon appetito! Oh no!